Ciao a tutti, è arrivato un pacco, in realtà è arrivato il pacco della vita. Coltello di mia madre alla mano e andiamo ad aprirlo. Aspettate. E problemi, la nuova Firebolt di Cinereplica in edizione limitata, 10.000 pezzi sulla faccia della terra, ed io aspettavo da agosto, quindi non ce la faccio più, andiamo ad aprire. Ho già visto alcuni video unboxing, voi come sapete io ho anche la Nimbus 2000 di Cinereplica. Ok, istruzioni per l'assemblaggio. Ok, qua c'è la piuma. No, vabbè ragazzi, non sto piangendo, mi è entrato un fiero becco nell'occhio. La targhetta che andrò a mettere nella cornice che ho già appeso al muro. Ho rifatto la stanza. La mia era 267 di 10.000, quindi è anche molto molto bassa. Come, che meraviglia, pronta vicino alla Nimbus 2000. Ragazzi, io sto veramente, non sto più nella pelle. Il certificato di qualità è fatto a mano, quindi handmade craft. So cosa sia questo piccolo. Ah, addirittura il chiavino imballato alla perfezione per poterla chiudere come si deve. Ok. La piuma, io conserverò tutto. Allora, che cosa apriamo prima? Il manico di scudo. Non ho parole. Ma che spettacolo. Non so se riuscite a vedere la bellezza di questo. E che profumo di legno. Meraviglioso, meraviglioso. È appena partito un annuncio su YouTube nel frattempo, ma io sto contemplando la scuola. Meraviglioso. E la piazzo qua. Bam, bella, in primo piano. Qui ho le due, penso sia uno dei due pedali, pedalei, poggiapiedi. E adesso andiamo ad aprire la cosa. Sento tipo, non so, mia nonna quando a Natale mette la statua il 24 dicembre del bambino sotto l'albero. Basta aprirlo di qua, invece ho fatto le cose al contrario. Ma sì. Praticamente, che profumo di legno, che buon profumo. Allora, anche sulla parte alta, non so, non vedrete mai, sulla parte alta porta il numero di serie. E adesso passiamo ad assemblarla. Quindi, istruzioni alla mano che non capirò mai al 99%. Quindi... Thank you.
Ok. È maledettamente pesante, ma è meravigliosa. È veramente... non ho parole per descrivere la bellezza di questa scopa, che non ho la benché minima idea di dove piazzerò nella mia stanza. C'è anche il sottofondo perfetto. E niente ragazzi, vi lascerò qualche immagine e video dettagliato di più. È veramente qualcosa di spettacolare. Noi ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere se anche voi avete preso la vostra Firebolt, che numero avete preso, se la prenderete, se non vi interessa. Io vi saluto e vi lascio un grande bacio. Alla prossima.